Olivo Fanzel, presidente della Sagra del Bisate di Cintello di Teglio Veneto. Siamo al secondo weekend, intanto ci dica come sono andati queste serate in cui avete iniziato, e mi sa anche che ci sono stati alcuni problemi tecnici e lei mi voleva dire due parole anche a chi è venuto. Sì, comunque le serate sono passate, sono andate benissimo perché c'era tanta gente, quindi sono stati tutti contenti, l'anguilla e tutto. Però mi torno a scusare, col discorso dell'elettronica abbiamo avuto ancora dei problemi perché abbiamo preso tutta l'elettronica nuova, e quindi ieri sera siamo andati gli ultimi colpi, diciamo le ultime mezz'ora, 10:30, sono andati i problemi del coro tecnico, quindi abbiamo risolto, però dove arrivavano le comande arrivavano in ritardo, saltavano, quindi oggi non sono venuti i tecnici perché è domenica, da sabato prossimo andiamo a tutto nuovo, anche per l'anno prossimo, perché non si può andare avanti così. Dove ho pagato milioni e milioni di soldi per fare l'elettronica nuova e ci vengono così inconvenienti, e la gente comincia anche a stancarsi, ma non è causa nostra. Quindi... Come è andata però, al di là di questo disguido, poi la partecipazione della gente in queste serate? Guarda, la pressione di questa gente è proprio, sono state veramente fenomenali. Anche ieri sera avevamo, sono venuti giù da Tamai, era un centinaio di loro, di tutte le parti del Fricore, quindi, e tutti ammirano la nostra anguilla, buona e basta, tutto buono diciamo. Diciamo che nonostante che attorno ci siano moltissime feste, qui si vede proprio che la gente viene, e anche da molto distante. Ecco, infatti vengono giù da Vicenza, ho visto anche da Treviso, da Beccaule, i Cavolotti vengono qua per segnare la nostra anguilla, poi anche non per la critica, per confortarsi con noi. Quindi... Ecco, una cosa importante è che io... che seguo, lei lo sa, sì, le manifestazioni, soprattutto le sagre e così, la pubblicità, lei, voi non fate solo carta, fate anche web, ma fate soprattutto TV, cioè cercate di dare un messaggio molto distante, e lei mi conferma che la gente viene da distante, cioè dove la carta non arriva. No, infatti è per questo che la TV vostra, diciamo, ci dà un colpo di mano veramente, perché vedo che viene la gente da tutte le parti lontane, quindi la carta arriva qui nel Friuli, ma massimo San Donato e Core, quindi la vostra partecipazione, io vi ringrazio anche perché... Ecco, allora... Sì, e anche vedere ancora la TV vostra che fa un po' di reclamo, che deve andare avanti, insomma, e allargarsi. Insomma, come tutti, diciamo che la prossima settimana saranno le ultime tre serate di queste tre weekend, e la prossima settimana fai un invito che vengano, insomma. Beh, la prossima settimana fai un invito tutti quanti, che abbiamo già venerdì prossimo abbiamo la Cintellese che organizza la festa della Cintellese, la nuova Cintellese, diciamo. Ci sarà presente Balan, secondo ci ha già confermato. Ecco, quando è che è? Venerdì prossimo. A che ora? E alle 8, 7:30, 8, poi c'è una piccola manifestazione di corridori, mini corridori, che qui fanno una piccola cosa per farci notare la squadra, la nuova squadra, diciamo. Ecco, diciamo che tutte e tre serate la cucina è sempre aperta. Sì, la serata lì è organizzata dalla Cintellese, quindi poi sabato e domenica si continua con l'anguilla. Grazie Presidente. Grazie a voi.